Ciao a tutti, buona giornata. Iniziamo una nuova settimana. Sarà difficile o facile? E oggi è lunedì 11 ottobre 2021. Che presagi hai oggi? Scopriamolo insieme per sapere. Oroscopo Paolo Fox. Oroscopo Gemelli. Luna opposta ma compatibile. Nonostante l'opposizione, la bianca signora oggi risulta decisamente compatibile col vostro segno e dunque promette bene. A rallegrarla, rendendola simpatica e pacifista nei vostri confronti, ben quattro astri, Mercurio, il Sole, Marte e Saturno, tutti quanti in segno d'aria intrigono al vostro. Lunedì serena, dunque, con il partner e con i pupi, anche in giro con gli amici l'atmosfera appare simpatica e rilassata. Ottima giornata per una scarpinata in montagna a raccogliere castagne da arrostire sul fuoco, gustandole col vino novello. Ecco perché siete tutti così su di giri, le risate sgorgano come cascatelle e le risate non si contano nemmeno. L'amore tende a consolidarsi con il contributo di entrambi i partner, ma in special modo di uno. Tutto si dispone per una novità importante e decisiva che potrebbe sovvenire improvvisamente: fidanzamento, convivenza, matrimonio, ma anche un nuovo modo di affrontare tutti i problemi e qualcuno in particolare. Imparate a criticare meno gli altri, ma state anche attenti a non dipendere troppo dalla loro approvazione. Se vi sentite trascurati e abbandonati, non è con la gelosia che risolverete. Mettete tanta pazienza nel dipannare una matassa ingarbugliata e cercate in ogni cosa il suo lato positivo. Ottimo accordo sia con figli che con genitori. Bene la meditazione e la riflessione personale. Sarai pratico, attivo e serio. Riuscirai a portare a termine molte cose. Vi sentirete stanchi e con un velo di scoraggiamento, tirate fuori le energie necessarie per reagire. In serata potrebbe anche esserci qualche invito interessante. Oggi chi soffre frequentemente di emicranie potrebbe avere uno dei tanti attacchi e sentirsi debole e scarica. Provate a riposare di più e con più regolarità. Il vostro modo di fare talvolta lascia sconcertati le persone che vi circondano, in particolare i vostri amici. Oggi è uno di quei giorni che sono più perplessi del solito. È il momento di nuovi incontri, non spaventatevi di fronte alle novità, ma sappiate leggere il significato degli incontri nuovi che farete. Oggi avrete bisogno di tutta la vostra prudenza per mantenere integro un rapporto che si sta deteriorando. Occhio agli adulatori che vi stanno portando fuori strada con promesse vane e secondi fini. Se aspettate che sia l'altro a prendere l'iniziativa, aspetterete a lungo, fatevi furbi e prendete voi l'iniziativa. Otterrete inaspettatamente brillanti risultati. Oggi abbandonatevi al romanticismo anche a rischio di sembrare un psciocche. In amore siete voi a gestire la situazione, dopo aver preso atto dello stato delle cose. Cominciano a maturare i frutti del vostro lavoro e delle passate fatiche. Avete svolto i vostri compiti e avete anche lavorato sodo, fatevi aiutare dalla vostra immaginazione per crearvi un mondo parallelo gioioso e appagante. Si muovono novità positive all'orizzonte in un quadro generale finalmente più favorevole dei giorni appena trascorsi. Al Sole nell'amica bilancia si unisce Giove in Acquario e insieme vi aiutano a gestire meglio ogni situazione sia pratico, professionale che emotiva e privata. Urano Toro è attivatore di energie formidabili, specie per chi è nato dal 24 al 30 maggio. In aggiunta, il pianeta propone occasioni che, per alcuni di voi, possono cambiarvi radicalmente la vita. Il vostro fascino è alle stelle e fa il paio con una forma fisica di tutto rispetto. Invitati a feste, party e cerimonie varie, troverete il tempo per frequentare la palestra? Ma forse, adesso non ne avete bisogno. Per le coppie che hanno vissuto momenti di forte discussione, è il caso di stare alla larga da continue polemiche. Contate fino a 10 prima di dire tutto quello che pensate, a volte è necessario mordersi la lingua. Al lavoro, anche se è lunedì, occhio a tensioni con i colleghi e i superiori. Ti piacerebbe molto farti trasportare dal flusso delle tue emozioni, ma ogni volta che cominci a sentirti bene, dei pensieri strani vengono fuori dal tuo mondo dei sogni. Ti stai rendendo conto poco a poco che i fatti reali devono avere la priorità rispetto alle tue fantasie. Portereste molto lontano i vostri obiettivi, se solo riusciste a non dare troppa importanza a certe chiacchiere,
Vi fermate nel punto più alto della scalata, perché sentite che qualcuno dice che è troppo alto. Con un po' di autostima ed autocontrollo in più, riuscireste a dare il vostro meglio, nonostante tutto e tutti. Fate piccoli passi e convincetevi che ne vale la pena. Voi per primi dovete essere promotori di voi stessi. L'una all'opposizione, ma non per questa antipatica, tutt'altro, chiacchierona, divertente, accattivante. Sarà lei a tenere banco insieme alle persone che frequentate più volentieri o meglio a quella che amate con passione. A confermarlo il trio Sole Marte Mercurio in segno d'aria come il vostro, completa il triangolo Saturno serio ma non malinconico e nemmeno coercitivo, si limita a far durare nel tempo le impressioni piacevoli e gli svaghi di questa bella lunedì d'autunno. Amore ed Eros, partner e pupi vi fanno disperare, ma non appena gli amici li criticano, diventate iperprotettivi, scagliandovi contro chi vi giudica senza conoscere la situazione come la conoscete voi. Freddezza in coppia, la sensazione è che la vostra mezza mela vi nasconda qualcosa. Quando si sceglie qualcosa, o, come nel caso specifico, qualcuno, senza una conoscenza approfondita, ci sono sempre dei rischi da correre che rendono più eccitante il tutto. Seguite l'istinto. Un luminoso e lucido Saturno è ancora in un punto dello zodiaco per voi molto congeniale, il segno dell'Acquario. Le vostre quotazioni in amore e nell'Eros rimangono ancora molto alte. Lavoro e denaro, lavoro e sport oggi coincidono, anche se non siete professionisti del pallone o della racchetta, con la vostra squadra vi divertite parecchio, tanto più che quella rivale non presenta particolari difficoltà per voi, vi sentite forti e agguerriti, vincerete 4-0. Siete sul punto di ottenere qualcosa di veramente importante. Ma avete la sensazione che i pezzi non siano ancora al posto giusto. E, infatti, non lo sono. Lavorateci ancora su, meglio non affrettare le cose fino a quando tutto non sarà perfetto. Lavorate anche oggi. Con l'appoggio di Marte riuscite a scansare un impegno professionale gravoso. Per contro svolgerete un compito in cui vi farà piacere mettere in mostra la competenza. Il vostro modo di fare gentile vi evita possibili urti con colleghi poco educati. Il cielo vi dona correttezza e buon senso nell'ambiente di lavoro, aprendovi alla stima e all'affetto dei capi. Benessere, mal di schiena, mal di pancia, mal di piedi, in sintesi vi sentite una succursale del pronto soccorso. Ma vi basta mettere in moto la volontà e farvi un'oretta di palestra o di corsa campestre per ritrovare tutta la vostra verve. I cibi giusti sono nutrienti, forniscono abbastanza vitamine e oligoelementi e hanno un ottimo sapore allo stesso tempo. Il miglior esercizio fornisce una buona pressione sanguigna, flessibilità ed equilibrio. Prova un po' di Bikram Yoga. Per lei, mamme attente ma non iperprotettive, lasciate che i vostri pupi giochino liberamente, affrontando anche qualche piccolo rischio, purché commisurato con le loro forze e la loro età. Per lui, spettacolo serale imperdibile, che si tratti di un concerto, una pièce teatrale, un film, non solo vi divertirà parecchio ma vi spingerà a pensare ad argomenti sui quali non vi siete mai soffermati e invece sono fondamentali. Colore delle emozioni, fragola. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 8. Finanze, 7. Benessere, 8. Grazie per aver guardato i miei video, ci vediamo nei prossimi video.